Il dipinto come la poesia, ricerca dell'essenziale, scarto di tutto ciò che può essere eliminato fino ad arrivare al cuore della realtà empirica, che rimanda a qualcosa di misterioso e soprannaturale. È un viaggio dalla materialità alla spiritualità, la mostra personale di Libero Donarini, dal titolo Ritorni naturali, che espone le sue opere alla Proloco di Crema. Le immagini di natura, per lo più fiori, che osserva nel suo orto e giardino di Pieranica, vengono prima fotografate, studiate attentamente, isolati i dettagli, per sviluppare poi l'attività disegnativa, un percorso di astrazione finalizzato a scarnificare e spiritualizzare. Un'immagine di natura purificata dal dato reale, ecco quello che rivelano i quadri di Donarini, un percorso artistico e spirituale che nasce dalla capacità di dare forma al silenzio. Ho avuto l'ardire di dipingere il silenzio, ha detto l'artista alla presentazione della sua mostra. Silenzio che nasce dalla solitudine e dall'ascolto di sé, ben rappresentato dallo sfondo dei suoi quadri che evocano assenza di tempo e spazio. Sembra che il soggetto sia sospeso nel vuoto, un rimando all'infinito e alla sacralità. Il silenzio è sempre stata la mia caratteristica. Cioè, nella vita, sin da bambino, ho imparato a guardare il mondo e guardare le cose in silenzio. E il silenzio, come dicevo prima, come dice Brunello qua nel suo libro, il silenzio è la strada maestra che percorre, forse l'unica, per l'incontro con Dio, con il Dio invisibile. Una pittura figurativa ma trascendente quella di Libero Donarini. La sua arte è un gesto simbolico che vuole condurre lo spettatore verso la trascendenza. Vede i miei quadri, deve entrare in una dimensione spirituale. Vorrei che, ascoltando quello che il quadro dice, lo spettatore è come se leggesse una poesia, come se leggesse l'infinito di Leopardi.